sicuramente la più importante di questa edizione del Festival, non che le altre siano da meno. Ovviamente domani tornerà Daniele Vicari per un doppio appuntamento, domenica come sapete consegneremo il premio Dolly d'Oro Giuseppe De Santis al miglior regista emergente dell'anno 2023, ma il progetto del film su Giuseppe De Santis ovviamente ci sta particolarmente a cuore. Tutto nasce dal Fondis Festival 21esima edizione, perché proprio in quell'occasione, nel settembre scorso, abbiamo avuto come ospiti quelli che oggi sono i protagonisti di questa serata, i produttori, il regista, che annunciarono con una conferenza stampa l'avvio di questo progetto. Un progetto che nell'arco di pochi mesi poi è diventato realtà e che ha visto anche ovviamente la città di Fondi, insieme a quella di Sperlonga, protagonista, come vedrete poi a breve nelle immagini. Il mio compito finisce qui, nel senso che questa sera cedo la parola a Virginio Palazzo. I giovani mi hanno fatti crescere, quindi devono fare esperienza. Mi limito solo a fare questo saluto, ma soprattutto a fare un ricordo. Ci tengo in maniera particolare, perché chi nei giorni scorsi è già venuto a qualche nostra serata e ha preso il catalogo del Festival, avrà visto che noi abbiamo voluto intitolare l'edizione 22 del Fondi Film Festival al nostro presidente onorario Giuliano Montaldo, che ci ha lasciato un paio. E Giuliano è come se fosse qui con noi, lo ricordo tanti anni fa, proprio qui nell'auditorium, quando con Francesco Rosi e altri ricordò la figura di Pasqualino De Santis, lo ricordo in Sala Lizzani, come vedrete in un video che abbiamo preparato e che manderemo adesso, ricordare Carlo, Ettore, parlare anche di altre cose, insomma, e a Giuliano dobbiamo davvero tanto. Ovviamente non c'è bisogno di dire questa sera che cosa ha rappresentato per il cinema italiano Giuliano Montaldo. Noi lo ricordiamo come amico, lo vogliamo ricordare come persona generosa che non si è mai sottratta e che negli ultimi anni si era reso anche disponibile su richiesta della regione a far parte del comitato scientifico del costituendo Museo del Neorealismo, quindi non si è mai risparmiato. Ma chi di voi ha conosciuto Giuliano sa di che pasta era fatto. Era una persona squisita proprio a livello umano. Ripeto, non voglio ricordare il cineasta, mi perdoneranno coloro che si aspettavano magari un ricordo del regista, di citare i suoi film. Non è questo il momento, perché Giuliano non avrebbe voluto così. Giuliano è una persona molto socievole, allegra, disponibile, ma soprattutto simpatica. Ed era il più grande raccontatore di barzellette che io abbia mai conosciuto in vita. Peccato che se n'è andato presto, tra virgolette, perché avrei voluto raccoglierne e avremmo stracciato i record del libro di Totti, sicuramente. Allora, visto che Giuliano non c'è, mi concedo una cosa fuori programma, anche perché ci sono due amici genovesi in sala, non so dove sono, con i quali avevo parlato di questa cosa. È una barzelletta ambientata a Genova. Un signore si reca all'ufficio necrologi del quotidiano locale, il secolo XIX. Dice: devo fare un necrologio, è morta mia moglie. Sono cose che succedono, dice l'impiegato. Mi dica, morta Maria, siamo a Genova. E allora gli fa: guardi, può arrivare in cinque parole, costa uguale. Ah, bene, morta Maria, vendesi panda usata. Ciao Giuliano.